Allora già i bambini intanto possono iniziare a fare, a riorganizzarsi e fare due file dietro le bacinelle, e fra non molto vi diremo anche in cosa consiste questo nuovo gioco, la spiaggia al Summer Village a Valdina. Quindi facciamo due squadre e adesso le nostre hostess vi diranno in cosa consisterà questo nuovo gioco. Le squadre sono state formate, adesso vi spieghiamo brevemente in cosa consisterà il gioco e subito dopo inizieremo. Fausta, sali un attimo qua, sali. Dobbiamo cambiare musica ora, dobbiamo fare un gioco per due minuti e dopo la devi staccare, una musica per un gioco, ora vediamo. Se mi dicono che musica più, ma che gioco è? Tipo per i bambini o per adulti? Per i bambini. Che musica ci vuole? Il DJ metterà una canzone, quando finirà la canzone, o comunque la prima squadra Fausta, per i bambini, no? La bottiglia vincerà. Va bene? Tutto chiaro? Non mi sento, tutto chiaro? Okay. Regia, quando siamo pronti con la canzone per il gioco, ci dai l'ok? Intanto in attesa che la regia prepara il disco per il gioco dei bambini, ricordiamo che già è pronto il campo da pinball e siamo, quindi dovete già iniziare a organizzare. Dobbiamo fare due squadre composte da sei componenti per ogni squadra, quindi 6 e 6, naturalmente due squadre miste. Per la quota rosa o la quota azzurra servono sia uomini che donne, o ragazze e ragazzi, quindi iniziate a fare le squadre, servono 12 componenti, quindi due squadre da 6. Siamo pronti già per il nuovo gioco dei bambini, agli stessi è già stato spiegato come funziona. Un'altra canzone, non mi viene in mente. Per i bambini. Prima di far iniziare il gioco ricordiamo che già in vigore il divieto di sosta, chi ha parcheggiato la propria auto fronte piazza delle Palme e pregato di spostarla, diversamente troverà la prima multa del mese di agosto sul parabrezza. Siamo pronti, possiamo far partire la canzone. Bambina, appena parte la canzone, iniziate col gioco. Via! Hey!
mia morte è la mia. No, l'allolare, perché... Non avevo. Mila. Sì, che ce la passò. Dai, veloci, veloci, perché fra non molto la canzone finisce, sbrighiamoci. Dai, 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 dobbiamo essere velocissimi. Dai, ragazzo, veloce, 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 dai alla ragazza. Presto che le bottiglie sono ancora vuote! Ricordo che appena stacca la canzone pesiamo le bottiglie! Eccolo qua, l'ultimo! Il giudice ha fischiato! Vediamo qual è la bottiglia più... Salvatore, ora la sposto! Angelino, allora io passo la parola al giudice direttamente. Ma dove l'hai imparato? Quest'anno la novità è di 7. Vince la squadra lato monte. Messo con la porta a tirare 10 minuti prima. Domani vabbè, dovrei fare 10 minuti di sessione. Domani a un negro ci sarà la testa per capire le due squadre vince questo gioco. Basta. La squadra lato mare, ricordiamo di essere più veloci e portare più alto possibile nella propria bottiglia. Alla regia ricordiamo di prepararsi e tenere pronta la canzone per il secondo round dello stesso gioco. Un attimo, grazie. Questa 5 stelle,
queste cinque dita e sulla mia pelle che senso ha dentro di noi in questo treno in mezzo al vento e in mezzo al pieno e da quello c'è danzo in ritorno tra di me e di lui quasi giovane, quasi caldo e quasi amore. Grazie. Adesso vediamo un attimino se il pubblico ci aiuta nel fare questo pezzo. Allora, sei pronto cantante? Sono pronto cantante. Allora, tutti quanti dobbiamo fare... Se volete accompagnare anche con le mani potete farlo. Don't worry. Ma più bravo vince una macchina che sminuzza a fette e trite. Vai con le mani, dai. Ora facciamo mezz'ora così, no? Do 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 do
fare a fare, vieni con me, dai, andiamo a fare un documentario. Vabbè, ma ci deve fare anche poi. Signora, ciao. Quanti si pongono la stessa domanda? Non è possibile, è possibile. Mi ha salutato. Che cos'è il lavoro? Tutto l'apparato, ecco, però dobbiamo essere sinceri, da 1 a 100 quanto comandano le donne? Signora, lei con la borsa, signora, in prima fila, le donne comandano da 1 a 100 quanto secondo me? Ah, 100 direttamente, che generosa. Però ha ragione, perché una volta in un hotel c'è stata una riunione politica, c'erano 900 uomini, il presentatore ha fatto un esperimento, dice: signori, in sala ci sono 900 uomini, laddove a casa vostra comandano le vostre mogli, vi dovete spostare tutti da questa parte, e si sono spostati in 899. Uno solo arrivò, fermo da, l'avuce si girarono e ci fecero l'applauso. È arrivato il presentatore, dice: complimenti, lei è l'unico rimasto fermo qua, come mai? Dice: me l'ha detto mia moglie. Cioè, comandano i mugghiere. È vero, è vero. Mega punto minchiati, giusto? Ecco, le donne si arrabbiano con l'uomo per quale motivo? Io mi trovavo l'altra volta in un negozio di abbigliamento e c'erano due amiche, dice: Silvana, che si dice? Dice: che si dice la Samiri, a mio marito lo odio. Dice: perché? Perché quando lui si arricampa a casa la sera, l'unica cosa che mi dici qual è? Cosa dice il marito quando si arricampa a casa? Chi è che l'ha detto? Alzi la mano. Brava, suo marito fa così, chi si mangia stasera? È vero, e questa è la frase. Risponde l'amica, dice: ma tu come ti fai trovare? Dice: no, io bella allicchiettata, l'unghia pettate, i capelli tipo Ornella Vanonintourie, tipo la signora Francesca, capelli belli Ornella Vanonintourie, ma lui imperterrito che si mangia stasera. Dice: tu sei scimunita, tu lo devi provocare, lo devi eccitare, devi far uscire lui la perversione. Le farà diventare un puoico. Dice: come si fa? Dice: come si fa? Quando si arricampa la sera, fatti trovare con completino sexy nero intimo, mascherina nera, che lui si attizza, si eccita. Dopo una settimana le amiche si incontrano. Dice: Silvana, come fanno io? Dice: come fanno io? Arrivò mio marito il San Crucciavaglio, ci capiva la poeta, mi feci trovare con completino sexy nero intimo, mascherina nera, mentre loro dice: Zorro, che si mangia stasera? Non c'esce niente, non c'esce niente. E poi non so qua,
a Palermo si usa per la festa delle donne che i mariti rimangono a casa, i compagni, i picciriddi, e le donne escono. Qua pure una così si fa. Ah, pure, quindi tutto il mondo è paese. Solo che non sapete l'anno scorso che è successo in provincia di Palermo. Due donne sono uscite a fare follie, che poi io dico le donne sono importanti 365 giorni all'anno, non solo per la festa delle donne. Ma chi fa, scherziamo? Queste due donne sono uscite, alle 3 di notte mettono in moto l'automobile e a macchina un bite. Dice, chi fa Rosalia, chiamami i nostri mariti. Dice, fatti trovare con completino sexy nero intimo, mascherina nera, che lui si attizza, si eccita. Dopo una settimana le amiche si incontrano, dice, Silvana, come finivo? Dice, come finivo? Arrivò mio marito stanco un travaglio, ci capiva la poeta, mi feci trovare con completino sexy nero intimo, mascherina nera, mentre loro dice, Zorro, chi si mangia stasera? Cioè, non c'è niente, non c'è niente, che poi non so qua, a Palermo si usa per la festa delle donne, che i mariti rimangono a casa, i compagni, i picciriddi, e le donne escono. Qua pure una così si fa. Ah, pure, quindi tutto il mondo è paese. Solo che non sapete l'anno scorso che è successo in provincia di Palermo. Due donne sono uscite a fare follie, che poi io dico le donne sono importanti 365 giorni all'anno, non solo per la festa delle donne. Ma chi fa, scherziamo? Queste due donne sono uscite, alle 3 di notte mettono in moto l'automobile e a macchina un bite. Dice, chi fa Rosalia, chiamami i nostri mariti. Dice, ma chi è chi notte? Dice, posteggiamolo e ce la facciamo a piedi. Dice, mamma, Rosalia, mi vieni di fare la pipì, di sonnino. Dice, pure a me, non ti preoccupare, la facciamo qua con venuto al cimitero. Già se uno cimitero, dice, Rosalia, io mi asciugo nelle mutandine. Dice, ma tu perché te li porti? Dice, io quando per la festa delle donne mi porti i mutandine. Dice, come non so, io la discoteca e metti i tappenà ricchi. Dice, che facciamo? Dice, arrangiati qua, ci sono i fiori. All'indomani nella piazza...